Grazie a voi, buonasera. Passiamo dunque alle notizie di Siena. Sono state oltre 22.000 le figurine delle equazioni, quasi 2 milioni e mezzo di tappi. Questo è il sorprendente risultato raccolto dai bambini delle scuole elementari aretine, pratesi e soprattutto senesi, coinvolti nella gara ecologica ROAR, risparmia, ricicla e ruggisci, ideata da Stralicut in collaborazione con Estra e con il sostegno di molti altri partner, tra cui Banca Cras e sponsor Ricrea. Questa mattina all'auditorium di Estra si è tenuta la conferenza stampa con la premiazione dei bambini di Siena e sono stati resi pubblici i risultati della gara, assegnati anche i premi speciali alle classi vincitrici, alla presenza del sindaco Bruno Valentini, degli sponsor e degli organizzatori. Al progetto hanno preso parte 4.000 alunni di 150 classi delle scuole primarie tra Siena, Arezzo e Prato. Vediamo il servizio. Torna ROAR, ovvero ricicla, risparmia e ruggisce, l'iniziativa che vede Estra coinvolta anche con Stralicut Teatro e altre realtà per insegnare il riciclo ai bambini. Perché seguire queste iniziative? Innanzitutto perché siamo vicini a Stralicut ormai da anni con il vecchio progetto che si chiamava appunto Can You Repeat e che era articolato soprattutto sui temi del riciclo. Quest'anno per volontà anche di entrambi, cioè di Stralicut e di Estra, che ha accolto questa sfida, abbiamo cercato di calibrare il progetto anche in ordine ai temi a noi cari, cioè quelli dell'energia, risparmio energetico, per cui il progetto siamo riusciti anche a estenderlo oltre confine senese e siamo approdati infatti nelle nostre aree tradizionali dove Estra appunto è nata, Prato ed Arezzo. Il prossimo anno vorremmo riuscire addirittura a portarla ad Ancona. Il progetto è vincente perché parla alla fascia di bambini di più tenera età, dalla prima elementare alla quinta, una fascia particolarmente importante, sensibile e incline secondo me all'apprendimento. Le buone maniere si imparano da piccoli, assolutamente, si possono amplificare i risultati attraverso il dialogo familiare, perché nelle mura domestiche loro portano poi questi messaggi e coinvolgono nelle azioni tutta la famiglia e noi ci crediamo fortemente. Ne abbiamo fatto una missione, ne prova il nostro progetto energicamente, che parte appunto dalla quinta elementare fino alle scuole superiori quest'anno. In questa maniera noi riusciamo a dialogare, a portare i nostri temi ai bambini più piccoli fino appunto ai ragazzi già in età più adulta. Quindi una sfida assolutamente nella quale insomma crediamo, e la soddisfazione oggi di vedere qui con noi questi bambini, la loro gioia e la loro gioia di vivere è la soddisfazione più grande. Quanti sono i bambini coinvolti quest'anno? Già ne vediamo tantissimi dentro all'auditorium, ma a che numeri siamo arrivati? Siamo arrivati con questo progetto a 1500 bambini e sono tanti, guardate, perché era, ripeto, la prima volta che si tentava questa strada, quindi è andato oltre le aspettative, risultati che sono andati ben oltre alle nostre più rosee aspettative, quindi non si può altro che continuare a crescere a questo punto. E si rinnova.